Torna sesto al PD? Come? Torna sesto al PD? Noi ci stiamo provando, ragazzi. Bello vedere il clima intorno a Lorenzo Zambini. È bello vedere comunque che c'è una grande comunità di donne e di uomini che vuole dare un futuro a Sesto. Poi c'è fuori chi protesta, chi contesta, chi si lamenta. Ed è un po' così in tutta Italia, non è soltanto a Firenze nell'area fiorentina, ormai siamo divisi in due. C'è chi tutti i giorni ci prova, si tira sulle maniche, cerca di fare del suo meglio, poi qualcuna gli viene bene, qualcuna gli viene male, ma comunque prova a cambiare il paese, prova a dare una prospettiva al paese. E c'è chi invece si limita a protestare, a urlare, a lamentarsi, non fa una proposta. Io penso che sia molto importante per Sesto che finalmente si riparta. Trovo un simbolo in un progetto che seguivamo fin dai tempi del Comune a Firenze, che segue molto bene Dario Nardella, e che è quello del prolungamento della tranvia da Peretola fino al Polo di Sesto, perché è veramente un'assurdità che al Polo di Sesto non si arrivi con i mezzi pubblici. Poi in prospettiva, pensando a quello che accadrà con il sottoattraversamento in centro e il collegamento a Bagnarripoli, di fatto arriverà una unica infrastruttura che da Bagnarripoli porterà a Sesto Fiorentino, e quindi per chi frequenta il polo, che è un polo di eccellenza a livello nazionale ed europeo, sarà un passo in avanti importante. Su Lungarno non ha detto nulla, ma il governo c'è? Sì, credo che la questione non riguardi il governo, ma noi siamo sempre disponibili a dare una mano.